Ogni 25 aprile festeggiamo la giornata della liberazione dal nazifascismo, una ricorrenza non fra le tante, ma la ricorrenza che ci ricorda su quali valori abbiamo fondato la nostra società, sull'uguaglianza e sulla lotta contro ogni forma di prevaricazione sulle persone. Una ricorrenza che non è importante solo perché è legato a queste all'evento del passato, ma perché essa allena la nostra capacità di attualizzare, di vivere nel presente, spronandoci ad agire secondo quei principi che hanno caratterizzato quel passato. Cosa significa fare memoria? Che senso ha il ruolo del passato nella nostra vita? Non significa che la storia sia magistra vitae o che bisogna vivere nel ricordo, nella nostalgia per i tempi passati. Ma fare la memoria e studiare il passato significa vivere il presente, vivere la fase storica e la società nella quale viviamo con un atteggiamento critico e vivere la complessità di chi è consapevole che questo presente non è fuori dal tempo, ma affonda le radici nei vissuti e nelle scelte di chi è venuto prima di noi. In questi giorni, coloro che, nonostante i numerosi tentativi, non riescono a cancellare la memoria del 25 aprile, stanno tentando di modellarla a loro piacimento, cercando di separare la giornata della liberazione dai principi fondanti della Carta Costituzionale. Per respingere con forza questo tentativo di revisionismo, non dobbiamo perdere l'occasione di esercitare il nostro diritto alla memoria, di preservare il valore del 25 aprile, ma soprattutto per preservare i valori che questa giornata rappresenta e integrarli nella nostra vita di cittadini e di cittadine consapevoli. La memoria porta nel tempo attuale la complessità e la comprensione delle nostre radici. È un elemento fondamentale nella formazione per abitare la nostra città e la nostra società consapevolmente, secondo quei valori repubblicani e antifascisti della Resistenza.